Scusate, ho in testa il cibo italiano. Se avete finito con le vostre minacce, l'Omnitrix per cortesia. Ehi, ma che cosa stai combinando? La tua mente limitata non può capire. No, ma so chi può riuscirci. Ora posso continuare? Con piacere! Adesso stai fermo, mentre attivo il trasporto omniconducente. Ah, capisco! Sistema di manutenzione integrato, bella idea! Comunque, trasporto omniconducente è un po' complicato da dire. Potresti usare l'acronimo TOC, come TOC TOC bussare alla porta. Però ho dei timori per la sicurezza. Ma che stai facendo? Busso alla porta! Beh, io torno nel camper. Torni nel camper? Perché? Faccio un po' di pasta. Qualcosa mi dice che sarà una lunga notte. Io credo che... resterò qui. La tua capacità di recupero è ottima. In piedi, Tennyson! Che... storia... assurda! Dove siamo? Siamo nella camera di attivazione. Camera di attivazione, all'interno dell'Omnitrix. Qui è dove il materiale genetico dei tuoi alieni viene combinato col tuo DNA umano inferiore. Perciò quelli sono XLR8, Inferno, Diamante. Aspetta, quello che cos'ha? Dovrebbe essere Plus Ultra, ma è pieno di energia di roccia shock o dei fulminati o com'è che l'hai chiamati tu? Strano, molto strano. Parlando di stranezze, come facevi a sapere del TOC? So moltissime cose riguardo all'Omnitrix di cui tu sei all'oscuro, Tennyson. E non ho voglia di darti spiegazioni. Vale a dire che non fermeremo mai l'invasione se continui a fare domande. Allora scusami, hai solamente cercato... Trasformati, ragazzino! Trasformarmi? E come? Niente orologio, ricordi? L'Omnitrix è legato al tuo DNA attraverso una delle capsule! Oh, è tutto molliccio! Forte! Ti ho sgusciati come si sgusciano i pistacchi! Prego, amico! Non è ancora finita, sciocco! Sta calmo, Vilgax, e li sistemeremo! Tu, brutto buffone! Sai, mi rilassa farlo. Ehi, rotolone, ora mi sarebbe molto utile. Sta attento, Tennyson. Scusa, Vilgax, devi stare al passo. Ops. Ora basta. Così la situazione non migliora. Forse è meglio se ti togli di mezzo. Me la cavo alla grande anche senza il tuo aiuto. Vi sentite fortunati, Pirelli?